Dobbiamo però votare, su richiesta della consigliera Gibertoni, un'inversione dell'ordine del giorno. Per impugnare la buona scuola davanti alla Corte Costituzionale restano ormai soltanto pochi giorni, quindi questa è l'ultima giornata, no? Spero non con gioia del PD, in cui noi possiamo discutere in modo efficace questa risoluzione. L'importante è farlo liberamente e per questo noi chiediamo che si inverta l'ordine del giorno e si possa discutere velocemente la buona scuola. Quindi per cortesia, ecco, chiedo un gesto di responsabilità all'Aula, mi rendo conto dell'importanza dello storno, mi rendo conto fino a un certo punto dell'importanza dello storno rispetto a quello che si aspettano da noi i nostri docenti precari, però votare adesso l'inversione significa almeno avere il coraggio di prendere posizione e di esporsi su questo. Se convochiamo la capigruppo adesso chiediamo i lavori qua, perché è un quarto alle sei, a meno che non decidiamo di andare avanti ad oltranza dopo l'orario delle 18 come stabilito nella UP, altrimenti se sospendiamo adesso, se sospendiamo... Chiedo scusa, consigliere Cagliano. Se vuole le sospendo un minuto, ma rimaniamo tutti in aula, perché se decidiamo di fare la capigruppo, a questo punto chiudiamo l'aula con questo. Mi limito soltanto a segnalare che la proposta è arrivata alle ore 17.45 e alle ore 17.45 chiedo la sospensione. No, la proposta è arrivata stamattina, io ne ho preso atto e ne ho comunicato all'Aula nel momento in cui inizia la discussione su questi argomenti. Non potevo farlo prima mentre discutevamo di un atto amministrativo. I due temi, per così come si sono stati presentati, rappresentano la mistificazione classica di un dibattito che vuole essere evaso. Non accettiamo l'inversione dell'ordine dei lavori, l'ho messo a verbale prima, metto a verbale anche il voto contrario del PD. Allora, dobbiamo decidere se continuiamo, quindi apriamo il discorso della risoluzione e poi andiamo avanti ad oltranza, oppure se chiudere l'aula in questo momento e ripartire con la risoluzione appena votata con l'inversione dei lavori il prossimo Consiglio regionale. Scusate perché ho la sensazione che ci si rischi leggermente di incartare. Io dichiaro il voto contrario del Partito Democratico all'oltranza e lo motivo rispetto alla, come dire, comprensibile richiesta dei colleghi dei 5 Stelle. Siccome noi comunque oggi, se avessimo potuto discutere, se si fosse detto per tempo, si sarebbe potuto fare, la vostra risoluzione noi l'avremmo bocciata e la bocciamo anche la prossima volta, consigliera Gibertoni, e vi diremo il perché, quindi non è che ci sottraiamo. Questo però fa venire meno l'elemento di urgenza, perché restare in aula per avere la bocciatura oggi la potrete avere serenamente alla prossima seduta, in cui noi vi spiegheremo i motivi, certo spiegheremo a voi serenamente i motivi per cui noi oggi se avessimo fatto in tempo ad affrontare l'argomento avremmo respinto la vostra risoluzione. Io sono un po' senza parole, nel senso che qua lei ha fatto l'elenco delle cose a cui voterà contro, ma Paruolo, guardi che nel teatrino che ha appena fatto adesso, nell'alzarsi per dire quanto voterà contro, quanto anzi la bocciatura ce deve aspettare la prossima volta, come per dire, perché la volete oggi, tanto ve la diamo la prossima volta, quindi contro l'oltranza, contro la risoluzione, una roba di un grottesco che io non ricordo neanche forse un video famoso dei Pink Floyd in cui ci fosse una figura di quel tipo lì. Detto questo, che non abbiate la responsabilità e il coraggio di prendere posizione un quarto d'ora del vostro tempo davanti a dei cittadini che aspettano una risposta, che aspettano una bocciatura, diamogli la bocciatura oggi, così sappiamo come va a finire direttamente questa storia. Questo lo trovo spregevole, quindi no, sì, ma non stiamo a fare il bilancino con i minuti, ma non facciamo il bilancino, ma l'abbiamo chiesto regolarmente stamattina appena entrati qui, alle 10 voi avevate la richiesta. Io scusa, non è un dibattito, ha chiesto la parola al consigliere Gibertoni, ha finito l'intervento? Ho finito l'intervento. Grazie, bene, grazie. A questo punto sono passate le 18 e visto che nell'ultimo capigruppo si è deciso che alle 18 si chiudevano i lavori, chiudo i lavori di quest'Aula, scusate un secondo, ricordando che i tempi e i modi di gestire l'Aula si decidono in UP e poi con la capigruppo, quindi la prossima volta vorrei evitare queste discussioni spiacevoli. Grazie, buonasera a tutti.